6 settembre 2020. Il potere di sciogliere e legare. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 18. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo. E tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Il potere di sciogliere le gare è concesso ai discepoli da Gesù. Si tratta di un grande potere spirituale, ovvero la possibilità di determinare lo stato e la sorte delle anime in vista della salvezza eterna. Esso viene espresso anche con le chiavi di Davide, che sono proprie del Cristo, con le quali si apre e si chiude senza che nessun altro possa intervenire o modificare la decisione. In particolare le chiavi vengono date a Pietro in ordine al suo primato sui dodici. Gesù dice a Pietro: a te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Il potere di far entrare nella casa di Davide trova la sua realizzazione piena profetica con Cristo, il quale introduce nella casa del Padre. Sono le chiavi del paradiso, della beatitudine, per cui gli uomini possono finalmente ritornare al Padre dopo la lontananza per il peccato dell'umanità intera. Ogni singolo uomo è chiamato e deve scegliere, ma al suo ingresso per quella porta egli entrerà nella dimensione del popolo di Dio, della stirpe regale. Viene a far parte dei familiari di Dio. La porta è Cristo stesso, come egli si definisce, e chi non entra attraverso di lui o è un ladro o un brigante. Il battesimo è il sacramento che conferisce l'unione con Gesù e quindi introduce al Padre, dopo una prova di fedeltà, di purificazione, della volontà, ovvero del cuore. Gesù assimila il fedele a sé, al suo accasato regale, perché chi come lui fa la volontà del Padre, cioè il cuore puro, è per Gesù fratello, sorella e madre. Questo potere di trasformazione sostanziale dell'uomo, che Gesù e solo lui può compiere, è affidato a Pietro dalla Chiesa, ad uomini con il ministero dell'insegnamento e dei sacramenti di salvezza. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque ed ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Comprendiamo bene, dunque, che un accesso impossibile al regno di Dio, alla vita eterna e alla risurrezione dei corpi per il mondo nuovo diventa possibile per il potere di aprire della Chiesa, per il mandato di Cristo.
Ma che dire della chiusura di ciò che viene legato in cielo, perché legato sulla terra da coloro che sono stati provvisti di tale potere da Cristo? L'impedimento, il chiudere, significa principalmente che le porte degli inferi non prevarranno mai. Nessuno può conquistare il cielo, nessuno può entrare abusivamente, nessuna potenza umana o sovrumana può fare violenza al regno dei cieli, perché le porte si aprono e si chiudono per volere di Cristo e nessuno può prevalere su di Lui, poiché Egli è il vittorioso. Gli è stato dato ogni potere dal Padre in cielo e in terra. Gesù Cristo è colui che determina le cose sulla terra e in cielo. Nemmeno la Chiesa lo può contraddire se non per un impulso di amore dello Spirito Santo, come Maria, madre del Signore a Cana, quando forzò il cuore del Figlio, facendo anticipare con un miracolo la sua manifestazione, o come i santi, quali Francesco di Assisi o Papa Celestino V, che ottennero l'apertura di una porta santa sulla terra per ottenere la misericordia, con il condono delle pene dei peccati, se confessati con una perfetta contrizione di cuore. Chi rimane fuori dalla porta è allora chi presume di vincere il regno di Dio, Satana, e con lui chi agisce, i presuntuosi che credono di entrare senza la veste nuziale, cioè la veste lavata nel sangue dell'agnello, il quale pone il suo sigillo sui salvati per presentarli al Padre. Quando la Chiesa interdice o scomunica, è sempre in modo temporaneo, poiché ogni pena è medicinale per la salvezza eterna. Solo Dio può giudicare. La Chiesa esercita la misericordia con ogni mezzo e difende i suoi figli dagli assalti del male. Dio vi benedica.